Guarda che tavola! Utenza di Grifondoro! Ragazzi, siete pronti a fare magie con queste mani? Io mi sento un mago oggi. Io, guardate la potenza! C'è un portone. Volete venire ad Hogwarts insieme a me? Oh, ma voi siete soltanto dei babbani. Vi mostro io come si diventa un vero mago. Comunque, salve la gente, vi Gabby e benvenuti su Wands of the Wizard. Oggi è un gioco dove noi, con le nostre mani, tipo fantasma, mi piacerebbe avere queste mani in realtà ed essere senza fisico e poi spaventare le persone. Sarebbe bello. Comunque, aiuto, è pieno di strane lucciole. Io a questo punto attiverei il super portone madre di Hogwarts. Entriamo, riconosce solo le mie mani. Ok. Sinceramente ho un po' di paura. È tutto buio, chi ha spento la luce? Ah, ok. Guardate, benvenuti a casa. Questa è struttura. È una struttura, sì, è una torre. E adesso un attimo che mi regolo un po'. E questo è il pentolone magico, vedete? Se io metto la mano e posso inzuppare tipo occhio perla di diamante, di rubino, occhio di stregatto, pozione di bellezza. Ne ho bisogno. Grasso di suino. La mandragola di Harry. Ottima per le sue proteine. Via! Ho creato già una pozione. Oh! Ragazzi, le mie mani sono diventate verdi! Tipo, se tu butti questi oggetti lì dentro nel pentolozzo, crei veramente robe che manco tua nonna riuscirebbe a fare. Guardate, cosa posso fare con queste? Proviamo a toccare un oggetto. Oh, oh! Non pensavo che fosse Star Wars, però via, non mi serve questo. Praticamente... Spara via, aiuto, l'occhio! No, dove è andato? Sulla trave? Oh santo cielo, avete visto dov'è? L'ho impigliato là! Oh signore, cosa dirà quando tornerà il capo mago? Perché io sono l'apprendista, no? È un po' di problemi, tipo, mi piace toccare robe, tipo sparare frecce. Boom! Ho cambiato lo spazio temporale. Boom, boom, sveglio tutte le streghe della casa, aiuto! Via, questo quadro non mi piace, crepa! Tu che hai da ridere? Bam! Ma io ho già sbloccato le pozioni perché nel tempo libero mi alleno, no? E guardate qui, abbiamo la pozione che è questa di trasmutazione. Era questa? No, forse questa è un'altra. Ah no, questa è un'altra. Cosa fa questa? Oh! Trasformi in farfalle qualsiasi cosa! Lo farei anche con mio fratello, tipo quando mi rompe le scatole lo tocco e lo trasformo in una farfalla. Sarebbe bello, eh? Vorreste farlo anche voi con i vostri fratelli e sorelli? Biancaneve. Ora ragazzi, intanto anche tu è diventato anche lo scheletro una farfalla. Perché lui parla ogni... Oh, 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 fila via. Ma che... Ma... No, sei trasformato in una farfalla. Vuoi soldi? Prendi soldi. Basta che te ne vai, ecco. Tu devi tirar soldi alle persone, poi ti lasciano stare. Oh, guardate qua, c'è un'altra sfera. Ci sono così tante sfere, ragazzi. Io c'ho paura. Proviamo questa, dai. Bisogna suonare nel giusto ordine. La mia banda suona il rock. Bamba, Gigio e Colombo. Sì! Uno squarcio spazio-temporale, ragazzi. Ci ficco dentro l'oxilofono e così sono entrato. Oh, signore. Oh, signore, ragazzi. No, 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 no. Non mi piace. Non mi piace sta cosa. Fa stra paura qui. Scusatemi, devo rubarvi una spada. Scusami, 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 mi serve. Prendo anche lo scudo, eh. Scusami, forse è meglio una lancia. Mi sento più protetto con questa. Vai. Dove siete? Spartani! Aiuto! C'è qualcuno lì! Ah, non passerete la muraglia di Sparta! Sono uno! C'è una tigre, un tigrone! Devi morire. Non farai del male. Guarda qua, quanto... Sta arrivando, ragazzi! Assetto di combattimento, ma... Tu mi stai prendendo in giro.
tu mi stai prendendo in giro! Vieni qua! Vieni qua! Porco cane! Ma dai! Adesso abbiamo qua invece il marionetto. Ehi, come va? Anzi, sapete una cosa? Con questo voglio fare una magia speciale. Il puppetner, vedi? Adesso noi lo faremo tornare in vita. Vedete lui? Si chiama Cariola. Non gli piace il nome, si è suicidato, è morto. Ora tu, Cariola, tornerai in vita. Oh, ok. Oh, sta già vibrando tantissimo. Ok, con un tocco della mia mano adesso io lo rianimerò, guardate. Facciamo così. E è andato? Oh, guardate! Fa lo stesso movimento che ho fatto. Su e giù, su e giù. Cosa ho creato? Un aborto! Cosa dirà il mio maestro Piton? Severus, per favore non fare il severo con me quando tornerai. Aiuto, aiuto, aiuto! Cariola! Ho paura che ritorni. Proviamo un'altra magia. Cioè, noi potremmo anche farle così come vi ho detto, mettendo tutto a casaccio, pozioni di bellezza, poi un tocco di mandragola, poi con un tocco di... già creata, hai visto? Che magia ho creato? La Conduxor. Questa... Oh, signore! Vi siete messi contro il grande Gabby, il grande mago di Hogwarts? Questa sedia non la voglio! Io avevo ordinato una poltrona, non una sedia scomoda! Vai! Sarebbe bello, tipo, che tu hai la stanzetta in disordine e tu fai così e la metti in ordine. Giù, giù, andate, ordinatevi oggetti! A parte che se faccio così diventa ancora più disordinata, ma va bene. Se butto lo fireball mi sento ancora più onnipotente di prima, perché tramite questa mano e tramite questa mano posso generare calore. Bam! Santo cielo! E allora tu cosa hai da ridere? Bam! La maestra di scuola? Lo so che tu mi hai dato un brutto voto, e allora prendi questo! Santo cielo, gli ho bruciato i capelli, l'unico capello che avevo perché portava una parrucca la mia insegnante. Un gigante! Prendi questo! Ciao! Insomma, sto facendo molti casini. Scusate, anche lì sopra, aiuto! Aiuto! No, 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 no. Le cose qua non stanno andando proprio bene. C'è una falce qui. Un secondo, la provo a prendere. Un secondo, ragazzi. Santo cielo! Cos'è questa? Questa è quando i bambini non fanno i buoni. Questa invece è la mia magia preferita. Tipo, a scuola ti bullizzano? Dicono che sei troppo basso. Basso? A me? Vuoi vedere chi è il vero basso? Bam! Guarda qua, ci sono anche le farfalle. Sono un gigante, aiuto! In questo modo posso muovermi per la stanza. Ci sono squarci, ecco. Ecco, ora posso raccogliere ad esempio queste cose che non potevo raccogliere prima. Ad esempio questa palla, cos'è? È di un'ottima fattura, volete? Sei una ragazza San Valentino, tu vi fai così e gli dai il cuore così, guarda che bello. Vi voglio bene, grazie per il supporto, ragazzi. Nuovo metodo per chiedere i like. Ragazzi, in questo video, scusatemi, ma voglio 300 mila like. Quello che non hai te lo crei. Vuoi un cellulare? Toh, eccolo qua, con l'antenna, i numeretti, eccolo qua. Andiamo da qualche altra parte. Ho visto che qua c'era una perla strana. Qua non ci sono veramente mai andato. D G D. L'ho creato! L'ho creato, ragazzi! Da qui non capisco, sembrano delle stalactiti, non lo so cos'è. Vediamo cos'è. Cos'è questo posto? Cos'è questo posto? Oh no? Oh signore, no! Per favore, no, vi prego! Mi è rimasta anche la magia. I love you! Non l'ho fatto io, Severus! Volete un bracciale? Oh, no! Ah, cos'è quello? Per favore, chiedo pietà! Don't kill me, please! Guarda, faccio un bracciale, volete un bracciale? Vi faccio il bracciale, se vuole. Vendo cocco, vuoi un cocco bello? Vuoi un cocco bello? Tieni il cocco bello! Vuoi i prodotti della Apple? Non c'è problema, guarda, la mela mangiucchiata... Guarda che bella, la Apple! Il mio nome è Gabby16bit, sono il migliore mago di Hogwarts. Oh yeah, oh yeah, oh sì, oh yeah. Oh, battiamo le mani. Ok.
Oh, oh, ah, santo cielo, ok. Cos'è questo? Devo scegliere. Qual è la cosa? Prendo questa. Wow. Bello. Complimenti a tua madre. Cioè, complimenti alla mamma, insomma. Complimenti all'artigiano. È rara, è buona, è bella. È di valore, grazie, la porterò nel mio mondo. Volete la perla, ragazzi? Tenete. Voi siete... Oh, scusate, siete lì. Mi sono perso. E poi c'è l'ultimo. E questo cos'è? È per specchiarmi, posso vedermi? Cosa sono io? Sono questo? Oh, signore! Ah! Oh, che sono? Sono un'ombra! Oh, santo... No. Oh, no. Oh, no! Ho capito tutto della vita. Oh, 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 wow, 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 wow. Momento, momento, momento. Per uno che ha le vertigini come me, questo posto non è il massimo. Porco cane, vi perdo sempre. Allora, ok, scusate. Allora, in fretta, allora. Esprimi un desiderio. Voglio più iscritti di PewDiePie. Oh, cavolo. Beh, una cosa è certa. Lì manco per gli iscritti di PewDiePie, mi ci butto dentro. Ma va bene, ragazzi, sentite una cosa? Questo luogo mi piace, fra tutti quelli che ho visitato è il più solare e soave. Quindi buttiamo un po' via dal mio ponte, perché qua mi sa che mi farò casa. Ecco qua nella fessura. Io divento l'eremita del ponte, ragazzi, ho deciso. Mi metto qua, mi siedo così. Oh. Se vi capiterà mai di passare da queste parti, sappiate che c'è l'eremita del ponte ad accogliervi e a farvi gli indovinelli, anzi, e a chiedervi denaro. Ma per ora mi avete dato soltanto sassi. È dura la vita dell'eremita del ponte. Ma vabbè, ragazzi, non sapete una cosa, io penso però di concludere veramente questo video qua. Questo gioco è uno dei giochi più belli per il vibe, è troppo bello. La sensazione di essere un vero mago è a quel livello lì. Se avete un vibe, scaricatelo perché è gratuito e offre tantissimo. Una delle esperienze più belle sicuramente. Io comunque vi ringrazio per la visione e non so che altro dire se non al prossimo video. E ora... Ciao ragazzi!